infatti uno cinca la chiesologia di Giovanni Paolo II. Oggi, adesso parlerò di Benedetto XVI, che tutti noi sappiamo e hanno scritto tanto che era la mano destra di Giovanni Paolo II. Benedetto ha un amore speciale per l'Eucaristia. Il mio lavoro è diviso in 6 capitoli. C'è un'introduzione, poi c'è un breve profilo biografico che è molto importante, perché questo c'è un legame di ciò che ha sperimentato lui, che lo ha aiutato a avere questo amore per l'Eucaristia. Poi c'è l'Eucaristia, cuore della Chiesa, c'è la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, la presenza eucaristica della Chiesa, l'Eucaristia in missione, Chiesa esiste per l'evangelizzazione, l'Eucaristia è strumento di salvezza, l'Eucaristia è il sacramento della fraternità, l'Eucaristia è testimonianza e finalmente la comunione della Chiesa. Nella introduzione impareremo che questo discorso dell'Eucaristia, questo discorso dell'Eucaristia non è un discorso che scusa la ragione, questo è il punto di partenza qui, è che l'Eucaristia è un mistero. Cioè non si usa la ragione per poter capire, è un mistero, ci vuole la fede. Qui è proprio il punto di partenza, perché senza questo punto di partenza non si può capire. Cioè la fede nelle parole che Gesù ha detto, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quindi è una, non si può capire con la ragione, ma con la fede. Poi un profilo biografico di Giovanni di Benedetto XVI. È nato in Germania, tutto questo lo sappiamo, ma ciò che voglio precisare è che quando era giovane vide come i nazisti colpivano, ha visto come hanno ammazzato il suo parroco prima della celebrazione della Messa, che era ancora giovane, e questo l'ha colpito molto. E da questo ha scoperto la bellezza e la verità della fede in Cristo. Perché dopo di aver visto questa esperienza del Papa, perché formazione prima della messa, significa che c'è qualcosa di più qui, significa che c'è un mistero qui, c'è qualcosa che devo capire, e questo l'ha spinto, no? A avere questo amore per Cristo. Poi l'Eucaristia cuore nella Chiesa. Benedetto XVI ha un amore speciale per il Vangelo di Giovanni, che dà un'esposizione della passione di Cristo con due grandi immagini che anche i padri della Chiesa hanno sempre ribadito. Queste due immagini sono, uno è la ultima cena e il secondo è l'immagine, okay, è la narrazione solenne dell'apertura del costato di Gesù. Queste due immagini sono molto importante per Benedetto, perché in questo contesto Benedetto ci dice che Giovanni ha scritto con grande cura sui morti di Gesù. Dal suo Vangelo Gesù è morto alla stessa ora in cui nel Tempio gli agnelli sono stati uccisi per il sacrificio per la festa di Pasqua, quindi c'è proprio un collocamento lì. Il tempo che dicevo è proprio il tempo in cui sacrificavano gli agnelli. Quindi da questo momento della sua morte è diventato evidente che Gesù è il vero agnello pasquale, che il sacrificio degli agnelli cesserebbe perché l'agnello è arrivato. E per quanto riguarda la parte di Gesù che è stato aperto, Giovanni ha usato le stesse parole che si trovano nella storia della creazione, nella narrazione della creazione di Eva, la parola che viene tradotta con parte di Adamo, quindi Eva è parte di Adamo. In questo modo Giovanni chiarisce che Gesù è il nuovo Adamo che scende nella notte del sonno mortale e inaugura l'inizio di una nuova umanità. Dal suo lato vi è un flusso di sangue e acqua. Da qui Benedetto dice che l'Eucaristia e il battesimo sono come fonte di una nuova comunità. Quindi siccome è uscito l'acqua e il sangue, è proprio lì che nasce questa Eucaristia e il battesimo.
La presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, come ho detto nella introduzione, questa presenza reale è una cosa di fede, di credere. Non si può sperimentare scientificamente. E mi ricordo che ci racconta una narrazione dei monaci cluni, che era hace 1000 anni, e sempre quando erano davanti all'Eucaristia, toglievano le scarpe proprio perché avevano la fede, sapevano che lì era la presenza reale di Cristo. E si erano consapevoli, no, di questo fatto, come Mosè si è cade in ginocchio, no? Davanti al mistero sempre si pone in silenzio. La conoscenza eucaristica della Chiesa. Nella sensibilizzazione apostolica del sacramento Caritas in Adelto afferma che attraverso il sacramento dell'Eucaristia Gesù attira i fedeli nella sua opera. Egli ci mostra il legame che ha voluto tra sé e noi, tra la sua persona e la Chiesa. No? Infatti, il sacrificio della croce, Cristo ha dato alla luce la Chiesa come sua sposa e il suo corpo. Quindi, c'è una conoscenza molto forte dell'Eucaristia nella Chiesa, perché è proprio la sposa e il suo corpo. C'è un legame molto stretto lì. E la Chiesa vive l'Eucaristia, continua benedetto. Dal momento che l'Eucaristia viene presente nel sacrificio redentore di Cristo, dobbiamo innanzitutto riconoscere che c'è un influsso causale dell'Eucaristia all'origine stesso della Chiesa. L'Eucaristia è Cristo che si dona a noi e ci consumisce continuamente con il suo corpo. Quindi l'Eucaristia è Cristo stesso, che è il fondatore della Chiesa. Poi Benedetto ci parla dell'Eucaristia in missione. Cioè, dopo di averci riparato dell'Eucaristia, si ferma lì. Dice che l'amore che ci ricordiamo nell'Eucaristia non è qualcosa che possiamo tenere da noi, non possiamo, dopo l'Eucaristia, lo teniamo da noi, no? È come quando uno è contento, no? Quando uno supera un esame, non puoi restare da se stesso. C'è sempre questo amore, no? C'è sempre questa spinta di chiamare qualcuno per dire che ho superato l'esame. Quindi non si può rimanere da sé, ma si deve uscire, e lì entra la missione, no? Quindi c'è un significato più profondo, cioè la parola "ite missa es", non è soltanto che è finita la missa, ma implica una missione, implica che quando io vada, devo praticare ciò che ho celebrato, altrimenti non serve a niente. E vediamo una chiesa, questa è una parola forte di Benedetto, che è una chiesa autenticamente eucaristica, è una chiesa missionaria che va fuori, che non è chiuso in sé. Quindi la Chiesa esiste per l'evangelizzazione. Questo è proprio la missione, l'obiettivo della Chiesa. E lì vediamo come Gesù 48 conferma che Cristo, essendo stato innalzato da terra, ha tirato tutto da sé. Risorgendo dai morti, ha mandato il suo spirito vivificatore, i suoi discepoli, e per lui ha stabilito il suo corpo, che è la Chiesa come sacramento universale di salvezza. La missione della Chiesa è in continuità con quello di Cristo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Cioè, l'Eucaristia è il mezzo principale di questa continuità missionaria tra Dio Padre, il Figlio incarnato, e la Chiesa che cammina nella storia guidata dallo Spirito Santo. Quindi è una Chiesa di evangelizzazione. L'Eucaristia è uno strumento di salvezza. Papa Benedetto ci ricorda che la Chiesa non ha in sé come un fine. E la Chiesa non è soltanto così per sé. C'è un fine che dice che dovrebbe essere un spazio per un patto tra Dio e l'uomo. Quindi la Chiesa non è come soltanto una struttura in sé, ma dovrebbe essere un patto tra Dio e l'uomo. Il suo compito è quello di guidare all'incontro con Cristo e con il Dio vivente, come Giorgio ci ha detto. È proprio questo, vitale all'incontro di Cristo, altrimenti non si verrebbe a nulla se la Chiesa non dà questo spazio per incontrare Cristo, no? La Chiesa come strumento di salvezza. Poi c'è l'Eucaristia, sacramento di fraternità. Nell'Eucaristia si diventa fratelli e sorelle. Questo è molto interessante, quando vai all'Eucaristia siamo tutti fratelli e sorelle. Ci sono tanti diversi, come adesso, benché non siamo nell'Eucaristia, ma il collegio urbano potrebbe essere un bel esempio, no? Per i seminaristi di diverse regioni del mondo celebrano la città. È proprio una, benché
anche se c'è un problema con qualcuno, ma io sto lì nell'Eucaristia, no? Non posso scappare. Di conseguenza possiamo chiamare la comprensione della Chiesa di Gazzina e che sia eucaristica di comunione. Quindi così possiamo chiamare la eclesiologia di Gazzinga, è una eclesiologia eucaristica di comunione. Quindi Gazzinga aggiunge che la Chiesa deve celebrare l'Eucaristia, deve, perché la Chiesa è l'Eucaristia, se no non celebra non è più Chiesa. L'Eucaristia è testimonianza. Quindi proprio Benedetto nella esaltazione apostolica, sacramento eucaristico, afferma che la prima e fondamentale missione che ci viene dai santi misteri che celebriamo è di rendere testimonianza con la nostra vita, ciò che ho ribadito nella Chiesa come missione, no? Ci deve testimoniare ciò che abbiamo celebrato nella relazione, nel rapporto con i fratelli. Abbiamo visto una bella testimonianza alcuni mesi fa con questi dei papi, no? Una testimonianza che no, questo è proprio un incontro con Cristo, non è. Non si tratta di... questo è proprio un esempio di collegialità, come ha detto il nostro fratello. Poi avere la comunione nella Chiesa. Per Gazzinga, come per i padri, vi è una nozione della Chiesa strettamente collegata con l'eclesiologia eucaristica. Questa Chiesa è la comunione. Gazzinga utilizza il concetto di comunio, non solo per indicare la comunione fraterna tra credenti. Quindi lui non soltanto lo usa per la comunione tra di noi, ma usa per una struttura ecclesiale. La Chiesa è comunio ecclesiale, no? Comunità delle chiese locali, no? Nel suo articolo Ecclesiologia del Vaticano II del 1936, Gazzinga afferma che nella prospettiva di ecclesiologia eucaristica vi è una giunta della ecclesiologia delle chiese locali che è caratteristica del Vaticano II e che costituiscono la base intrinseca, sacramento della dottrina e la collegialità. Quindi vediamo questo collegamento tra Giovanni Paolo II e Papa Gazzinga. Questa dottrina di collegialità, questa dottrina di comunione tra le chiese locali. E poi nella conclusione ho fatto una citazione di Benedetto XVI che nel discorso pronunciato nel ricevere in udienza i partecipanti alla plenaria del Pontificio Comitato dei Congressi dei Paesi Internazionali, Papa Benedetto ci lascia con un'indicazione liturgico-pastorale. Egli dice che la celebrazione eucaristica è il centro e il culmine di tutte le varie manifestazioni e forme di pietà. Cioè la celebrazione dell'Eucaristia è il culmine, cioè è il punto più alto. Non è che l'adorazione dell'Eucaristia non è importante, è importante, ma la celebrazione dell'Eucaristia è più, in quanto a, se vogliamo fare un paragone, è più importante che l'adorazione, ma l'adorazione anche è importante. Secondo lo Spirito, egli ci chiama a coinvolgere e integrare, secondo lo spirito della riforma conciliare. Secondo lo spirito della riforma conciliare, che vediamo in Sacrosanto Concilium, la partecipazione nell'Eucaristia. Tutte le espressioni del culto eucaristico e tutte le altre espressioni che sono lì. In più, missa, che affondano la loro radice nella devozione popolare, non che l'associazione di fedeli che in vari titoli dell'Eucaristia portare ispirazione. Egli ci dice che tutte le devozioni eucaristiche consigliate e incoraggiate anche dall'enciclica Chiesa dell'Eucaristia, che il mio fratello ci ha detto, dal numero 47 a 53, e l'esortazione sinodale Sacramentum Caritatis, devono essere armonizzati secondo una ecclesiologia eucaristica orientata alla comunione. Quindi lui ribadisce anche questo aspetto di comunione dell'Eucaristia.